Banners of Ruin Early Access. Ci ho giocato un po' prima, confesso. Un gioco di carte roguelike. Dovete scegliere se andare a destra, a sinistra o proseguire avanti. In questo caso non possiamo andare né a destra né a sinistra, quindi Forgotten Tunnel. Ho due pupazzini che corrispondono ai due character. Ho le carte che sono le armi, le stesse cose. Vi spiego man mano che succede, casomai. Due row. Chi è davanti può attaccare dietro e viceversa. Questo intorno allo scudo e l'armatura. Questa è l'health. Questo in basso è l'intenzione che hanno, cioè attaccare per 8 danni. Due sono la stamina, che sono le azioni. E una è tigia, che è quella che viene sotto 0, ma non ti conta. Questi sono i nostri due personaggi. Vediamo chi posso giocare. Ah, le carte valgono per tutti e due i personaggi. Sono con l'orso grassone. 5 danni a questo, così gli abbasso l'armatura. E con l'altra gli abbasso la vita. Ora vedete, non posso più giocare queste carte perché lui è a 0. Quindi vado qui. Lui ne ha 3. Allora, siccome sta davanti, fa 6 danni più 4. Quindi lo faccio fare a lui. In modo che faccio in modo di rompere l'armatura e di fare i danni all'health. Ma lui è rimasto con 4 danni. O si piglia copertura. C'ho due carte a copertura. Gioco questa e gli faccio prendere copertura. Ah, non nulla, posso più giocare perché ho finito. End turn. Allora, questa è un'abilità. Safety Numbers. Dice, quando all'inizio del turno, se il personaggio ha 3 o più alleati, alza 10 d'armatura, ma sono in 2, quindi la prendono in culo. Allora, io inizierei col topastro che ha 3 armi. E uso questa. 8 danni a tutti quelli in prima fila. Così uno l'ammazzo sicuro. Ho ancora un'arma. Un'arma, un'azione. Questo dovrebbe essere sufficiente a ucciderlo. Fine dell'incontro. 100 Florenzi e guadagniamo una carta. Vediamo che cosa appare qui. Entriamo in città. Ottimissimo. Quando si entra in città succedono tipo delle cose. In questo caso è solo combattimento. Allora, qui ci vedete le carte che attualmente sono nel nostro mazzo. Si aggiungono in automatico. E qui ci sono i due personaggi che livellano. E man mano che livellano gli potete dare armi e abilità. Vado di qua. Ma per cambiare sono uguali. Cambia pochissimo. Allora, sono in 3 tutti da 6. Inizio con l'orso. Qualcosa che mi fa danni. 2 danni a tutti quelli in prima fila. Ah, però bisogna che ci sia un'arma a due mani. Che non ho. Vabbè, allora. Il ciccio ha l'arma a due mani. Quindi la gioca lui. Morto. Così adesso sono in inferiorità numerica. E non possono attivare l'abilità Safety in Numbers. Quanto mi è rimasto una? 5 danni. Scarto precision. Sempre con lui. Ciao, finito il combattimento. Era giusto per giocare carte. Ah, Courage l'ho fatto prima. No, perché ci ammazzano. Helping Hand, vediamo se qualcuno ci viene in aiuto. Ha una carta. Prendo Solid Footing. E si va avanti così. Chiudiamo il party. Fighissimo. L'Arch Cloud non ci fanno passare, quindi per forza combat. Io Heavy Patrol non la voglio fare. Per adesso. Almeno non salgo di livello Steel 2. Non è che questa era facile, eh? Prima il lanetto. Giocati questa su... Ui. Ok, gli abbiamo levato l'armatura almeno. Ancora una. Non lo posso ammazzare. Mi prendo più uno a sto punto. Se non lo puoi finire è inutile che ce l'ho quella carta in mano. Dio, poi la scarta, però vabbè. Questa che abilità, eh? Maledetti. Se il nemico ha più di 18 di armatura, saperlo alzavo l'armatura, come ho fatto bene. Ora, il lanetto con l'arma lunga. Ah, non può giocare carte il pupazzo. Però lui sì. Conferma. Intanto le carte vengono rimischiate, poi tornano. Fine del turno. Tutte carte da difesa. Sono un po' sulla difensiva ora. Ok, tocca a me. A lui che ha l'accet. Adesso uccidiamo questo ovviamente. Lanetto. No, io mi guadagno questa. Vado su questa, gioco questa. Morto col bleeding. Top. Lui. Fine del turno. Questa che fa? Questo è lo stack. Devo ammazzare questo prima che mi fa fuori tutti, eh. 4. Morto. E finisce qui anche questa run di gameplay. Prendetelo, è davvero carino sto gioco. Bello.